a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi abbiamo un saggio molto interessante dal titolo Dante guida alla vita nuova di Roberto Rea, appena pubblicato da Carocci, 112 pagine per soli 12 euro e quindi un prezzo invogliante sicuramente. E io sono molto contento di avere con noi il professor Rea, autore di questo saggio, che ci parlerà di questa vita nuova. Mi pare di capire, di ricordare reminiscenze liceali, un poemetto, un libello scritto prima che iniziasse l'avventura della Divina Commedia, quindi molto interessante. Io le lascio subito la parola a lei, professore. Grazie, grazie naturalmente per l'invito. Allora, sì, diciamo che fino all'inizio del primo decennio del 300, Dante doveva sostanzialmente la sua fama a un libretto che lui aveva composto quasi 20 anni prima. E questo libretto è appunto La Vita Nuova, che è un racconto in prosa, la storia del suo amore per Beatrice, in cui lui però inserisce, come in un'antologia lirica, i componimenti scritti per la stessa Beatrice nei 10 anni precedenti. E nonostante naturalmente non sia paragonabile per estensione, per propositi, per spessore, insomma, anche per problemi interpretativi alla commedia, no? Al grande capolavoro dantesco della letteratura occidentale, La Vita Nuova, quando apparve sulle scene a Firenze all'inizio degli anni 90, non sappiamo precisamente quando Dante l'ha scritta, probabilmente io penso, io ritengo tra il 93 e il 94, però altri studiosi suppongono invece una datazione anche più vicina, diciamo, alla metà degli anni 90, quindi 95-96. Fatto sta che quando compare sulla scena, La Vita Nuova dovette apparire come un libro profondamente rivoluzionario. Ed era un libro rivoluzionario. Era un libro senza precedenti, in primo luogo per la scelta del volgare. Dante non solo adotta naturalmente il volgare nelle liriche che aveva già composto, ma lo adotta anche per la prosa, che fa un po' da collante narrativo a queste liriche, ricostruisce le occasioni in cui nacquero queste liriche, ma rivendica esplicitamente nel corso della narrazione la sua scelta del volgare. Lui dice esplicitamente che il suo proposito ad un certo punto, lo dice in un punto peraltro cruciale della storia, perché lo dice quando annuncia la morte di Beatrice. In quell'occasione ci rende noto che lui ha scritto una lettera ai principi della terra, lui dice, da intendersi verosimilmente come i principali, i notabili, i principali cittadini di Firenze, ma c'è chi intende diversamente. Comunque lui dice che lui non riporta questa lettera nel libello perché è in latino, come era la prassi del tempo, le lettere ufficiali si scrivevano naturalmente in latino. E già che il suo proposito, condiviso peraltro dal primo amico Guido Cavalcanti, era che lui scrivesse esclusivamente il volgare, quindi decide di non includere i contenuti di questa lettera nel libello. Quindi questa è una rivendicazione molto forte perché comunica da parte di Dante una consapevolezza che poi lui andrà rinsaldando nel corso della sua carriera letteraria intellettuale. Perché? Perché poi la sua difesa del volgare diventerà ancora più esplicita nel Convivio, il trattato filosofico incompleto, interrotto, in cui lui esplicitamente spiega che vuole divulgare, in poche parole, la conoscenza, la filosofia, ad un pubblico più ampio possibile. Per fare questo lui deve usare il volgare, perché non tutti, anzi pochissimi, conoscono il latino. L'importanza del volgare poi è ulteriormente ribadita nell'altro trattato dantesco di quegli anni, siamo grosso modo nella seconda metà, insomma tra il 1304 e il 1308 con questi trattati, con l'altro trattato di quegli anni che è il De Vulgari Eloquentia. Il De Vulgari Eloquentia è scritto naturalmente in latino, ma ha come contenuto proprio il volgare.
ovvero è un libro in cui lui si propone di individuare quello che lui chiama, come è noto, il volgare illustre, cioè un volgare sovraregionale, un volgare nazionale cui tutti potessero fare riferimento. Anche questo trattato è incompleto, ma è un trattato che nelle parti che ci sono aggiunte è decisamente sorprendente, perché Dante dimostra una conoscenza, diciamo, di quella che oggi chiamiamo linguistica e anche dialettologia dell'Italia davvero, davvero straordinaria. E poi naturalmente ci sarà la commedia, dove Dante non solo, come dire, promuove appunto il primato del volgare, ma di fatto inventa, costruisce quello che diventerà poi la lingua italiana, la nostra lingua italiana. Quindi lì non si tratta soltanto di un'operazione teorica, ma si tratta proprio di una costruzione dal basso, di una creazione di uno straordinario vocabolario che poi, grazie proprio al prestigio del poema sacro, riesce appunto ad affermarsi, anche se poi insomma sappiamo che la nostra storia linguistica è molto molto accidentata, perché in sostanza finché non avremo una nazione non potremo avere una lingua nazionale vera e propria. Tornando a, quindi, la prima grande novità della vita nuova, la prima scelta senz'altro innovativa è quella del volgare, della difesa del volgare. L'altra scelta fondamentale del libello sta proprio nel suo impianto di fondo, ovvero una cosa che a noi può apparire tutto sommato non così geniale, insomma, riunire le proprie liriche giovanili e inserirle all'interno di una narrazione che orienta anche sul piano narratologico, sul piano anche ideologico, volendo quelle liriche. È invece una cosa straordinaria, perché nessuno lo aveva fatto prima. Non solo nessuno ovviamente aveva inserito le proprie liriche all'interno di una storia narrata, ma nessuno aveva, come dire, raccolto le proprie liriche, per quanto ne sappiamo almeno, in un semplice canzoniere. Questa, l'idea di raccogliere le proprie poesie in una raccolta nella quale il lettore, anche seguendo semplicemente il filo, diciamo, narrativo implicito nelle singole poesie, ricostruisce una storia, quello che con le parole farà poi Petrarca. Ecco, Dante è il primo a farlo, nel senso che di questi poeti duecenteschi non abbiamo dei veri e propri canzonieri prima di Dante, prima della vita nuova di Dante. Quando noi, ad esempio, un altro poeta a me molto molto caro, di cui mi sono occupato e amico di Dante, che è Guido Cavalcanti, se noi andiamo e compriamo in libreria il volume delle rime di Cavalcanti, quello non è il volume che lui ha costruito, quello è il volume che ha costruito l'editore contemporaneo, mettendo insieme le poesie che ha trovato in diversi manoscritti, alternate a poesie di altri poeti, perché, diciamo, almeno i grandi canzonieri antichi erano delle grandi sillogi dove si trovavano appunto organizzate con criteri a volte riconoscibili, a volte no, a volte coerenti, a volte no, le poesie dei singoli poeti. Quindi l'idea di fondo di scegliere di fare un'antologia dei propri componimenti e di raccoglierla e addirittura di aggiungere, insomma, di integrarla in una narrazione, è pure questa un'idea nuova. E per fare questo c'è un altro fondamentale principio che Dante afferma e che poi caratterizzerà tutta la sua opera, che è quello dell'autobiografia. Dante, come parole, ci sta scrivendo, la Vita Nuova è un'opera autobiografica, no? È il protagonista che dice io e racconta la sua vicenda giovanile, il suo amore per Beatrice. Ecco, un'affermazione così forte dell'io è sicuramente qualcosa che non c'è prima in questi termini, e anche questo è qualcosa che verrà po poi codificato da Petrarca, no? Con il canzoniere, con il Rerum Vulgarium Fragmenta. Però ecco, questa forte istanza autobiografica, che poi è tipicamente dantesca, perché poi anche la commedia, no? È una storia, se vogliamo, autobiografica, no? È sempre Dante il protagonista, il viator, no? Il pellegrino che attraversa i tre regni oltremondani. E quindi anche questo, il grande predecessore, però,
qui bisognerebbe aprire un discorso che non apriremo, sono naturalmente il grande precedente, sono le Confessioni di Agostino, che però è un'opera molto precedente e molto molto diversa, che peraltro non include liriche. E terza e ultima grande novità del libello dantesco, ultima in senso, come dire, macroscopico, perché poi Dante è una continua novità. Se prendiamo un singolo componimento, un singolo sonetto, troviamo innumerevoli innovazioni rispetto alla tradizione precedente. Però così, ecco, se volendo individuare dei nuclei portanti del libello, l'altra grande novità è data sicuramente proprio dall'idea di amore che Dante matura, mi viene da dire così come lui ce lo presenta, ma che in realtà inventa nella Vita Nuova. E qui bisogna aprire un discorso un po' che guarda un po' indietro per prendere appieno la novità dantesca. Perché? Perché che cos'era l'amore nel Medioevo, nella tradizione cortese, quindi dai trovatori nella Provenza dell'undicesimo secolo fino appunto ai siciliani e alla poesia dello Stil Novo? L'amore sostanzialmente, la lirica d'amore, è una poesia rivolta alle donne. Qui c'è una cosa molto interessante che ci dice anche l'alta consapevolezza che sempre Dante ha anche sul piano, come dire, storiografico. Nel senso, lui sempre nella Vita Nuova ci dice a un certo punto, proprio parlando del volgare, perché delle ragioni del volgare, lui dice che i poeti provenzali, i trovatori, iniziarono a comporre queste poesie in volgare perché loro parlavano, il poeta parlava alla donna, alla propria donna, e lui dice che le donne erano maleggevoli a conoscere il latino, ovvero non conoscevano il latino, quindi se uno scriveva una poesia d'amore ad una donna non poteva scriverla in latino perché naturalmente non avrebbe capito, non lo conoscevano perché naturalmente non avevano l'accesso al sistema dell'istruzione che avevano gli uomini. Ecco, ed era esattamente questo. Qui è una semplificazione che potrebbe quasi farci sorridere, ma in realtà Dante ha colto un punto essenziale che riguarda l'origine della poesia trobadorica, che è una poesia che appunto non è solo rivolgersi a una donna, ma ci sono motivi sociali, storico-sociali, ovvero era quello di intrattenere una corte che era composta soprattutto da donne e dove il latino ormai era, la conoscenza del latino era ristretta a un gruppo minimo, insomma, di componenti di quella corte. Quindi che cos'era la poesia d'amore? Come si giustificava nella tradizione medievale la poesia d'amore? Era una richiesta di guiderdone, quello che nel lessico feudale, che è alle basi di questa poesia, si chiama il guiderdone, cioè la ricompensa amorosa. Il poeta chiede alla donna che ricambi il suo amore. La metafora feudale che è dietro questa richiesta è molto evidente. Il poeta professa servo della donna, no? Questo è il servizium amoris di origine ovidiana. La donna è appunto, donna viene da domina, signora, perché è in una posizione più elevata rispetto al poeta, può concedere o meno appunto questa ricompensa, questo guiderdone, in cambio del quale il poeta professa dichiara la sua assoluta fedeltà. Ora, naturalmente questo guiderdone può variare, insomma, può essere un semplice segno di benevolenza, un'amicizia, una concedersi vero e proprio, insomma, questo importa anche poco, in qualche modo, perché la struttura ideologica è quella della poesia come richiesta di amore, richiesta di ricompensa amorosa. E Dante nella Vita Nuova invece ci racconta qualcosa, una sua scoperta a un certo punto straordinaria, ovvero nel momento in cui lui perde il saluto di Beatrice, lui entra in crisi. Ora, il saluto di Beatrice è il guiderdone cui Dante aspirava. Il famoso saluto, no? Il saluto, il gioco di parole, saluto, salvezza, gli effetti salvifici. Sembra una cosa, anche questa, straordinariamente nuova. In realtà non lo è. Gli aspetti meno innovativi, perché cambia, come dire, lo strumento, ma il disegno ideologico è lo stesso dei trovatori. Io scrivo poesie per una donna chiedendole in cambio qualcosa. Questo contraccambio, nel caso di Beatrice, è il saluto, il suo saluto, è un cenno di benevolenza, di che premia, per così dire, l'amore del poeta. Quando Dante perde questo saluto, entra in crisi, una crisi da cui non riesce a uscire.
inizia a scrivere delle poesie, questa è la fase cosiddetta cavalcantiana, cioè che sono semplicemente autoreferenziali, che continuano a dichiarare la propria condizione di angoscia, di sofferenza, a rianalizzare sul piano psichico e anche fisiologico un dolore amoroso che è insostenibile e così via. A un certo punto Dante si rende conto che questa cosa non funziona più, non ha senso continuare a scrivere poesie in questo modo. E lui dice, e quindi decide di tacere, ci dice, cioè di non scrivere più poesie, perché era una via senza uscita. Questa crisi porta alla scoperta innovativa e a una concezione radicalmente diversa a quella precedente. Come ci arriva Dante? Ci arriva, lui costruisce, siamo nel capitolo 19, che è quello centrale della Vita Nuova, in cui lui costruisce un dialogo con una donna gentile, un'amica di Beatrice, per così dire, che gli domanda chiaramente, ma che senso ha se tu non riesci a sostenere la sua presenza? Qual è il fine del tuo amore, della tua poesia? Lui dice, no, ma io voglio semplicemente lodare questa gentilissima. E lei dice, beh, ma mi sembra che tu abbia fatto altrimenti parlando soltanto di te. E a un certo punto lui capisce, inizia ad aprirsi nella sua mente una possibilità completamente diversa, una possibilità quasi miracolosa, perché e lui la presenta come qualcosa di miracoloso. Lui dice che la poesia che inaugura, quella che poi noi conosciamo come lo stile della lode, la sua poesia più celebre, se vogliamo, e più importante, La Vita Nuova, che è Donne che avete intelletto d'amore, lui dice che la lingua parlò come per se stesso mossa, come fanno i profeti biblici. Quindi un'ispirazione che viene dall'alto e da dentro di sé, ed è la stessa ispirazione a cui lui poi si richiamerà in Purgatorio, quando incontrerà Buonaggiunta da Lucca nel 24° del Purgatorio, alla domanda, no, ma voi siete, Buonaggiunta gli chiede, lo riconosce, tu sei quello che ha scritto Donne che avete intelletto d'amore, e lui risponde con una strana autodefinizione, che altro non è una ripresa di quello che aveva detto nella Vita Nuova. Lui dice, io son un che quando amor mi ispira, noto, e a quel modo che è ditta dentro, vo significando. Cioè si presenta come scriba amoris, come uno scriba di amore, cioè di Dio. Lui dice, io non faccio altro che scrivere, che riportare ciò che amore mi detta dentro, no? Che è come la lingua per se stesso mossa, proprio di Donne Cavete, che Buonaggiunta vi ha citato. Ora, quindi, qual è la novità? La novità è proprio questa, che questa nuova poesia non chiede più nulla in cambio. Non chiede più alcuna ricompensa amorosa. È paga di sé, è un amore pago di sé. È un amore che ha in sé la propria giustificazione, ha in sé la propria felicità, ha in sé la propria realizzazione. Quindi la poesia trova la sua perfezione non nella richiesta amorosa, ma nella lode della donna, una lode che è infinita e di fronte alla quale la poesia sarà sempre inadeguata, ma la sua poesia trova una nuova ragione d'essere in un amore, ripeto, autosufficiente, pago di sé e per questo potenzialmente infinito, perché la lode di Beatrice è infinita. E questo amore non ha più niente a che fare con l'amore cortese, con appunto tutta l'ideologia feudale del guidardone, del contraccambio, del saluto. Perché Dante ce lo dice esplicitamente, lui dice io decisi di riporre la mia beatitudine in quello che non ci puote venir meno, cioè in qualcosa che è inesauribile, mentre il saluto era venuto meno, perché gliel'aveva tolto Beatrice. E quindi c'è questo amore che è dentro di sé, che è in sé la sua perfezione, non può in nessun modo venire meno, è inesauribile. E un siffatto amore, un amore così concepito, è un amore che assomiglia molto alla caritas cristiana, all'amore per Dio, all'amore della mistica cristiana, che è un amore inesauribile, pago di sé, che non chiede nulla in cambio, così come l'amore di Dio non chiede nulla in cambio, ma in sé la propria ragione d'essere. Quindi questa è appunto l'altra grande invenzione dantesca della Vita Nuova. Ora, che ecco, questo è importante forse aggiungere, che quest'amore è talmente autosufficiente, talmente pago di sé, che quando Beatrice morirà, perché come sappiamo ad un certo punto, precisamente l'8 giugno del 1290, Beatrice muore, l'amore le può sopravvivere.
Cioè Dante continuerà ad amare Beatrice nello stesso identico modo in cui l'aveva amata quando aveva scoperto questo tipo di questa possibilità. E Dante potrà continuare a scrivere poesie, perché Beatrice poi non interagisce più con Dante dopo la perdita del saluto. Quindi nel momento in cui Dante, con la poetica della lode, scopre questo amore autosufficiente, lui non ha più nessun contatto ormai con Beatrice. Quando Beatrice muore, non cambia nulla, per così dire, per lui, da questo punto di vista. Cioè il sentimento che ha maturato è così forte, così autonomo, che resiste, anzi, si sublima ancora di più con la morte della gentilissima. E naturalmente subentra anche una poetica a quel punto dolorosa, perché naturalmente è una perdita di per sé insostenibile, però è una perdita che contribuisce poi a sublimare ancora di più colei che comunque è la destinataria di quest'amore, che è la stessa Beatrice. In Donne che avere intelletto d'amore, Dante, fra le tante cose straordinarie che scrive, ne scrive qualcuna più che straordinaria, diciamo abbastanza temeraria, insomma abbastanza eterodossa. Lui immagina un dialogo in cielo fra gli angeli e Dio, in cui gli angeli chiedono a Dio di chiamare Beatrice in cielo, perché il cielo, per poter essere perfetto, deve avere con sé Beatrice. Il cielo non è perfetto finché non ha Beatrice. Questa sul piano teologico è un'eresia, qualcosa di insostenibile, che una creatura terrena, o perlomeno mandata comunque sulla terra, non sia perfetta, sia necessaria al cielo, quindi a Dio, per poter essere perfetto. Quindi quando poi appunto Beatrice, Dio, Donne che avete, dice che non è ancora il momento, ma quando invece Beatrice morirà, questa sublimazione, questa sorta di ascesa celeste di Beatrice troverà finalmente compimento. L'ultimo, infatti, sonetto, l'ultimo componimento della Vita Nuova è un sonetto, oltre la sfera che più larga gira, in cui Dante immagina proprio che la sua anima, che il suo spirito, uno spirito, ascende ai cieli e giunga a contemplare la gloria di Beatrice, cioè Beatrice nella sua gloria celeste. Dopodiché Dante aggiunge qualcosa che tuttora sgomenta gli studiosi, in conclusione proprio del Libello, perché lui dice che, scritto quel sonetto, lui decide di non scrivere più nulla e decide di studiare, di fare tutto il possibile, di sforzarsi quanto più per poter dire di Beatrice quello che nessuno è mai stato in grado di dire. In questa conclusione molti hanno visto l'annuncio, per così dire, della commedia. Anzi, diciamo, più che molti hanno visto, il pensiero più immediato è un annuncio della futura commedia, che è un viaggio a Beatrice, no? È un viaggio verso Beatrice, che poi a sua volta condurrà, diciamo, alla fine alla visione di Dio. Ecco, in realtà questo non è possibile, perché la Vita Nuova è stata scritta nel 1293-94, non è possibile che Dante avesse già in mente la commedia. Non è possibile, perché la commedia è tante altre cose. È innanzitutto un poema fortemente, immerso nel momento storico-politico. È un poema, da questo punto di vista, che ha un messaggio fortissimo, che è quello imperiale. Probabilmente la spinta decisiva alla nascita della commedia è data dalla elezione sul trono imperiale di Enrico VII e dalla sua poi in discesa in Italia. Quindi che 15 anni prima Dante potesse avere in mente già la commedia come noi la conosciamo è davvero... Poi a Firenze, insomma, Dante ancora chiaramente non era andato in esilio, che è un'altra chiave di volta per la commedia, anche per la lettura della commedia. Quindi sicuramente non la poteva avere in mente come noi la conosciamo. Poteva forse avere in mente un poema paradisiaco, chiamiamolo così, in lode di Beatrice, ecco, che poi nel tempo, negli anni, è diventato la commedia come noi la conosciamo. Però c'è anche una differenza importante da dire, perché bisogna appunto stare attenti a paragonare, nell'accostare la Vita Nuova alla commedia, nel senso che è vero che c'è questa sublimazione celeste di Beatrice,
ma lo sguardo di Dante, anche in quell'ultimo sonetto di cui vi dicevo prima, si ferma sempre a Beatrice. La contemplazione è di Beatrice, non è di Dio. L'amore che muove il sole e le altre stelle è tutto da venire, in poche parole. L'itinerario della vita nuova, l'itinerario che ha il suo culmine, il suo punto di arrivo, sempre nella gentilissima, sempre in Beatrice. Professore, che dire, è veramente intrigante, è un personaggio quest'anno poi col 700° anniversario della morte, imperversa per ogni dove, ogni evento si richiama a Dante. Anche troppo, sì, è anche troppo, però effettivamente è un personaggio eccezionale della nostra letteratura, è il padre della lingua italiana. Sì, io sì, mi, sì. mi sono sempre chiesto, il volgare era così diffuso, cioè la gente parlava già un volgare molto simile a quello usato da Dante, probabilmente. Allora, innanzitutto diciamo che dobbiamo parlare inevitabilmente di volgari, al plurale, appunto, poi come Dante ci mostra lui stesso bene nella commedia, nel senso che c'erano enormi, grandi differenze, addirittura non solo che soffra un volgare siciliano e un volgare toscano, che erano enormi, ma addirittura Dante, questo lo scrive lui nel De Vulgari, appunto dice non solo al di qua, al di là dell'Appennino, lui dice addirittura in due diverse quartieri, in due diverse strade di Bologna si parlano due volgari diversi. Quindi c'era una infinita varietà. Il grande problema è che naturalmente appunto era una lingua che viveva nel parlato, quindi non era una lingua codificata, non c'era una grammatica codificata, non c'era un sistema grafico fonetico codificato, quello era il problema di scrivere il volgare. Ancora oggi quando noi leggiamo questi testi, io sono un filologo, quindi il mio primo, diciamo, intento, oltre l'interpretazione storico-letteraria, è quella proprio di ricostruzione del testo di Dante. Sappiamo non abbiamo originali. I filologi sanno bene che bisogna differenziare da ricostruire la sostanza del testo e ricostruire la forma. Che vuol dire la forma? Le faccio un esempio banale. Per esempio, l'indefinito ogni uomo, noi lo possiamo trovare come scritto ogni, scritto omni, scritto onni, scritto onne, scritto ogne. Ora, qual era la forma che usava Dante? Non ne abbiamo idea, e non abbiamo idea perché ogni copista non si preoccupava di, quando capiva che quello era, che so, un aggettivo indefinito, ogni, per capirci, lo trascriveva così come lui era abituato a utilizzarlo. Quindi se lui usava onne, e lui scriveva onne, anche se sul suo antigrafo, sul manoscritto da cui stava copiando, aveva, che so, ogni. D'accordo? Quindi ricostruire la forma per noi è pressoché impossibile, senza contare che poi chiaramente quello della vita nuova è naturalmente un volgare letterario. Non è lo stesso volgare che Dante usava per parlare quotidianamente. Già se confrontiamo la lingua delle poesie nella vita nuova alla lingua della prosa, già c'è differenza, c'è una grande differenza. Ecco, quindi è un discorso molto, molto complesso. Diciamo che la grande come lingua di cultura e quindi prendere le distanze dal latino, ecco. Non perché ne sminuisse l'importanza, ma perché si rendeva conto che ormai avevo, oggi diremmo, un bacino di utenza molto, molto elitario, molto ristretto. Beh sì, era relegato alle cancellerie e agli ambienti monastici praticamente. Nel parlare comune nessuno lo ricordava nemmeno più. È molto, molto interessante. Io credo che valga davvero la pena di correre in libreria ad acquistare questo libro, di cui ricordo il titolo. È Dante guida la vita nuova, pubblicato da Carocci, 112 pagine, l'autore è Roberto Rea, che insegna filologia italiana e filologia dantesca all'Università di Roma Tor Vergata, quindi chi più di lui può interpretare questo,
guidarci alla comprensione di che cos'è la vita nuova, ricordando che anticipa e precede di un bel po' di tempo la stesura della Divina Commedia, quindi permetterci di accostarci a un Dante meno conosciuto di quello che imperversa in questo 700° anniversario. Io direi che a questo punto correte in libreria e ringrazio tantissimo il professor Rea di averci Grazie, concesso grazie questa presentazione. Vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org, dove troverete tutte le innumerevoli video presentazioni che abbiamo realizzato nel corso di questo purtroppo più che lunghissimo anno e più di pandemia, sperando di tornare presto a fare iniziative in presenza perché sono insostituibili. E continuate a seguirci. Grazie ancora, professore. Grazie, grazie ancora a lei, grazie. Queste non son più lacrime che fore, sporgo per gli occhi con sì larga vena. Non supplirò le lacrime al dolore.